Ciao a tutti ragazzi, si sta avvicinando San Valentino e sono piuttosto certo che non tutti avranno in mente un regalo da fare al proprio ragazzo barra ragazza. Quindi oggi vi propongo un'idea semplice ma originale per una cornice di Polaroid o qualsiasi tipo di foto. Sono andato da Mike's o comunque qualsiasi negozio di fai da te di hobbistica. Ho preso una cornice bianca, nera, rossa, di qualsiasi colore. L'importante per questo tipo di cornice è che ci sia un fondo di compensato, delle mollette e un po' di spago. Io ho preso le misure per delle Polaroid. Può andare bene qualsiasi tipo di foto, purché piccola, così potete metterne anche più di due. Io ho fatto dei piccoli fori con il trapano. Ho preso le misure guardando le Polaroid. Una qui, quelle magari sono extra. Questo è il fronte della nostra cornice. Noi prendiamo lo spago e lo facciamo passare da dietro. A me personalmente piace che lo spago sia piuttosto tirato, però potete lasciarlo anche un po' morbido. Eventualmente potete anche continuare con lo spago e farlo passare per tutti i buchi. Anzi, forse è meglio. Possiamo iniziare ad appendere le mollette. Prendete pure le vostre misure a seconda di quante ne volete mettere su un filo e soprattutto guardate quanto sono grandi le foto. Io magari adesso provo a metterne tre e poi vediamo cosa succede. La cornice dovrebbe venire così. Potete colorare lo sfondo, potete dipingerlo di bianco. Si può anche lasciare solo la cornice e far passare lo spago da dei piccoli fori al suo interno. Bene, vi ho mostrato tutti i passaggi e questa è la cornice finale. È un regalo non troppo complicato da realizzare. Detto questo, spero che possiate riutilizzare questa idea anche per qualcosa da tenere in casa con delle foto di famiglia. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci rivediamo al prossimo video.